rimarrà in carcere Oriol Junqueras, l'ex vicepresidente catalano che fino allo scorso novembre ha governato al fianco di Carlos Puigdemont. I giudici della Corte Suprema spagnola hanno respinto all'unanimità il ricorso presentato contro la sua detenzione preventiva, motivando la decisione con il rischio di reiterazione del reato. Dallo scorso novembre, l'ex vice di Puigdemont, nonché presidente della sinistra repubblicana di Catalogna, si trova nel carcere di Estremera, con l'accusa di sedizione ed è indagato per uso improprio di fondi pubblici nel referendum indipendentista dell'ottobre 2017. Ieri pomeriggio centinaia di manifestanti si erano radunati nella cittadina catalana di Sant Vicenç dels Horts, di cui Junqueras è stato sindaco, per chiederne la liberazione.